L'anteprima del nostro telegiornale, apriremo con la notizia che da questo pomeriggio ha preso piede in tutta la regione Campania con diversi commenti. La Campania è stata siglata con il colore rosso e quindi da domenica prossima ci saranno restrizioni anche per il nostro territorio. Ne abbiamo parlato, abbiamo ascoltato il sindaco di Napoli De Magistris, ne abbiamo parlato con diversi sindaci, riascolteremo il sindaco di Forio Francesco Del Deo anche nella qualità di presidente dell'ANCIM che auspica maggiori poteri per i sindaci, soprattutto per quelli delle zone disagiate. Poi andremo al Consiglio Comunale di Ischia che ieri sera ha approvato il piano di zona dell'ambito N13 per quanto riguarda l'assistenza sociale. Ascolteremo il commento del sindaco Enzo Ferrandino. E poi andremo a Procida per parlare di rifiuti. Cambia la ditta grazie ad un ricorso, ma sicuramente il servizio non cambierà ma migliorerà. Ce lo dice il vice sindaco Titta Lubrano. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arpel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel. Grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Usare la mascherina non è facile come sembra. Ricordatevi, la parte centrale non si tocca mai. L'importante è coprire bene la bocca, il naso e il mento. La togli sempre toccando solo l'elastico. Tu non lo so, vai al supermercato, faccio un esempio. La devi portare fissa. Ricordatevi di usarla quando siete all'aperto e non potete mantenere le distanze. A Ferreto? Chiero? Io ci ho messo la faccia e il cuore, adesso la mascherina mettiamocela tutti. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. Volevi una casa da tempo e adesso è tua. All'inizio eri solo, poi siete diventati due e poi tre. Dentro c'è quello che avevi sempre desiderato. Però può capitare che mentre sei fuori con gli amici o in vacanza con la famiglia, qualcuno o qualcosa voglia rovinare la tua serenità. E non va bene. Per questo Groupama ha pensato alla polizza con Homebox. Grazie ai sensori, in caso di incendio, allagamenti, sbalzi di energia o intrusioni, vieni avvisato sul cellulare ovunque tu sia. Vieni sul sito o contatta un nostro agente. Troveremo insieme la soluzione per te. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. A
Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Campania zona rossa, da domenica tutti in casa, l'annuncio dato nel pomeriggio dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. In queste ore si attende la firma del provvedimento del ministro della salute. Del Deo, eravamo pronti a chiudere l'isola d'Ischia, il sindaco di Forio e presidente dell'ANCI ma auspica l'ottenimento di maggiori autonomie per i primi cittadini delle zone disagiate. Ischia e Procida, ok al piano dell'ambito sociale di zona, il Consiglio Comunale di Ischia approva il piano triennale, stiamo facendo la nostra parte, sottolinea il sindaco Ferrandino. Rifiuti a Procida, cambia la ditta ma il servizio non cambierà, il vice sindaco Titta Lubrano, a fronte della sentenza che ha determinato il passaggio del servizio ad altra società, ha assicurato il mantenimento dei parametri per la raccolta differenziata. Dopo il TG, primo piano con i commenti dei sindaci sulla zona rossa in Campania. Ben ritrovati dunque al consueto appuntamento con informazioni tedesche. Quindi la Campania ma anche la Toscana da oggi pomeriggio sono diventate zona rossa. Prima di pubblicare l'ordinanza ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza, ha detto il sindaco di Napoli De Magistris, che mi ha notiziato che la Campania era diventata zona rossa. Vediamoci De Magistris. Avevo appena firmato l'ordinanza della quale tanto si è parlato in questi giorni e sulla quale tanto abbiamo lavorato con i miei assessori e i miei uffici, dopo aver sentito anche i sindaci delle altre città metropolitane, ma prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente al ministro Speranza, col quale mi ero anche lungamente sentito ieri, e il ministro mi ha poc'anzi notiziato che la Campania è zona rossa. Quindi questa ordinanza in questo momento non ha più efficacia. Però sono contento del lavoro che abbiamo fatto, perché in questa ordinanza si faceva chiarezza, nel senso che si evidenziava in maniera efficace che nella zona gialla le persone possono circolare, i negozi sono aperti e quindi non bisogna meravigliarsi se c'è tanta gente per strada, e che chiudere una strada piuttosto che un'altra non aveva alcun tipo di senso, alcun tipo di efficacia, anzi poteva rafforzare concentrazioni in altri luoghi. Quindi con questa ordinanza si individuavano delle strade su cui eventualmente intervenire solo in casi di forti e potenziali assembramenti. Quindi si auspicava un maggior controllo del territorio, che auspico anche adesso nonostante andiamo in zona rossa. Quello che però ora mi sento fortemente di chiedere al governo, come ho fatto al presidente del Consiglio con una lettera indirizzata qualche giorno fa, ristori economici immediati, perché non può la città pagare sulla propria pelle una zona rossa che con un diverso lavoro nei mesi successivi al lockdown sul piano sanitario poteva essere evitata. Campania zona rossa, risultato di nostre battaglie a tutela delle vite umane. È stato questo il commento della vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino. Non dobbiamo fermarci, ma lavorare per potenziare il sistema regionale allo stremo.
ed il presidente di Confesercenti in Campania, Vincenzo Schiavo, commenta il passaggio della Campania a zona rossa. La decisione è tardiva, dice Schiavo, da ottobre chiediamo al governo di poter salvare il Natale e solo ora alle 17 di venerdì abbiamo contezza che da domenica 15 novembre la nostra regione sarà in lockdown. Non so se basteranno 15 giorni per salvare il Natale e per svuotare gli ospedali ed abbassare la curva dei contagi. Me l'auguro fortemente, dice il presidente di Confesercenti, per la salute di tutti noi e per garantire anche gli altri servizi sanitari, ma temo che non basteranno così pochi giorni per risolvere il problema. Come sindaci stavamo già riflettendo sulla necessità di dichiarare l'isola di Ischia zona rossa, lo ha affermato Francesco Del Deo intervenendo questo pomeriggio in diretta a Primo Piano. Ora c'è bisogno che il governo conceda maggiori poteri ai sindaci per gestire al meglio i propri territori nel periodo di emergenza. Sentiamo Del Deo. I numeri che stanno uscendo in questi giorni non si può fare diversamente con i numeri che stanno uscendo. E ti dico di più, insomma, noi sono sicuro di interpretare anche il pensiero degli altri sindaci. Se ci fosse stata la possibilità di farla noi come sindaci, come isola probabilmente avremmo dichiarato zona rossa già qualche tempo fa. Però dunque, d'altra parte, se lo fa la Regione Campania, lo fa il governo, c'è la possibilità di qualche ristoro per le attività, per gli artigiani, per il settore del commercio, per il settore della ristorazione, ma anche per il settore dei lavoratori. Se invece purtroppo lo facciamo noi come sindaci, diventa difficile farlo. Ecco perché io mi sto battendo per far sì che le isole minori abbiano delle leggi ad hoc, proprio perché noi abbiamo proprio delle peculiarità diverse. Il governo dovrebbe delegare, i comuni dovrebbe delegare i sindaci per poter gestire certe situazioni. Il presidente della Campania De Luca, nel suo intervento di oggi pomeriggio in diretta, ancora ignaro del provvedimento del Ministro della Salute, ha invitato a mantenere la calma e la pazienza facendo leva sul senso di responsabilità dei cittadini. È in atto, ha detto De Luca, una sistematica campagna contro la Campania, una forma moderna di antinapoletanismo. Ascoltiamo. Manteniamo la calma. Manteniamo tutto il nostro orgoglio e la nostra dignità. Le cose a cui stiamo assistendo sono in larga misura la forma moderna di un antimeridionalismo, un antinapoletanismo che rimane sempre sotto traccia e di fronte ad ogni emergenza viene a galla, esplode e si manifesta in tante forme diverse. In questa circostanza si manifesta nelle forme di una campagna di sciacallaggio politico e mediatico contro la Campania, cioè contro i cittadini campani, contro le migliaia e migliaia di medici, infermieri, personale che sta dando una prova in qualche caso eroica di responsabilità e di attaccamento al dovere e anche di orgoglio civico. Noi continueremo a lavorare senza farci distrarre. Stiamo lavorando per consolidare i dati delle nostre terapie intensive. Credo che sarà approvato nella giornata di oggi un bando della Protezione Civile dedicato alla Campania per vedere di selezionare soprattutto anestesisti in tutta Italia. Dobbiamo fare attenzione a mantenere sempre posti liberi negli ospedali. Ringrazio anche il comparto della medicina privata che ci sta dando una grande mano. E per il resto vi chiedo di avere fiducia oltre che pazienza e di avere soprattutto senso di responsabilità. La mascherina, l'igiene personale, la non sottovalutazione dei problemi. Noi continueremo a fare fino in fondo il nostro dovere. Abbiamo ancora le forze morali innanzitutto, ma anche,
se Dio vuole, fisiche, per reggere e per reggere anche con forza l'onda d'urto che hanno cercato di scaricarci addosso. Ed ora l'aggiornamento per quanto riguarda i contagi nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale. Ad oggi 13 novembre il totale di attualmente positivi è di 663.926, con una crescita di 28.872 assistiti rispetto a ieri. Sempre rispetto a ieri i deceduti sono 550 e portano così il totale a 44.139. Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 399.238, con un incremento di 11.480 persone. Tra gli attualmente positivi, 3.230 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 60 pazienti. 30.914 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 1.041 pazienti. Ed infine 629.782 sono le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ed ora l'aggiornamento per quanto riguarda la regione Campania: sono 4.079 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore in Campania, delle quali 509 sintomatiche su 25.510 tamponi esaminati. Lo rende noto come ogni pomeriggio l'unità di crisi della regione. 40 i decessi in 6 giorni, dal 7 al 12 novembre, 878 le persone guarite. Ad oggi il totale dei positivi è di 104.065 persone su 1.221.582 tamponi. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, dei quali 183 occupati. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza disponibili, sono 3.160, dei quali 2.153 occupati. In questo venerdì 13 novembre, ancora del comune di Ischia, la maglia nera dei nuovi positivi al Covid. Nel comune capofila sono infatti 26 i nuovi positivi. All'Acquamento sono 9 i nuovi contagi, 6 a Barano, 2 a Casamicciola ed 1 a Forio. Un nuovo positivo si registra anche sull'isola di Procida. Mancano bombole di ossigeno nelle farmacie di Napoli. L'allarme arriva dal presidente di Federfarma, Riccardo Maria Iorio. Abbiamo incessantemente richieste di ossigeno nelle farmacie, persone comprensibilmente disperate ed impaurite, alle quali purtroppo dobbiamo rispondere quasi sempre negativamente. A poco è valso l'appello di riconsegnare le bombole vuote in farmacia. Ormai la domanda è di gran lunga superiore all'offerta. E riapre domani l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, che era stato chiuso il 30 ottobre e riconvertito in nosocomio esclusivamente Covid-19. Ne dà notizia la ASL Napoli 1. Dalle ore 14 di domani saranno aperti 19 posti di degenza al secondo piano e 21 al terzo piano, per un totale di 40 letti. Questi posti avranno da subito il supporto dei servizi di laboratorio analisi, radiologia ed anestesiologia. A complemento del lavoro di adeguamento funzionali per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, previsti entro venerdì prossimo, si attiveranno anche i posti di degenza specialistica. Tutti i pazienti saranno Covid positivi. La RSA Villa Mercedes di Fontana dovrebbe essere trasformata in Covid Hospital, mentre gli anziani potrebbero essere trasferiti nella struttura di Don Orione, Villa Joseph a Casamicciola. È il suggerimento che Vito Iacono ha fatto pervenire al presidente De Luca. In continua crescita la curva dei contagi, dice Vito Iacono, ho inviato una nota richiamando l'attenzione sulla carenza di spazi e di personale infermieristico e ho proposto di verificare questa possibilità di trasformare la RSA di Villa Mercedes in Covid Hospital, trasferendo gli ospiti a Don Orione, condividendo ovviamente la scelta con i familiari. Per gli operatori sociosanitari e gli infermieri, dice Vito Iacono, ritengo ci siano le condizioni per attingere le graduatorie o prevedere contratti a tempo determinato con avvisi straordinari se è necessario. Spero, conclude Vito, che i sindaci vogliano condividere questa strategia. Abbiamo iniziato ad occuparci del vaccino, lo ha annunciato il commissario nazionale alla sanità Domenico Arcuri, che ha precisato le prime dosi disponibili ci saranno alla fine di gennaio per 1.700.000 concittadini. Poi la platea sarà più ampia. Sentiamo. Non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia e, come oramai sappiamo tutti, il virus purtroppo circola ancora tra noi.
È vero, il vaccino sta arrivando, ma non è ancora arrivato. Sarà disponibile, ma non da domani, né da subito per tutti. Prima, l'abbiamo detto tante volte, la geografia del virus era delimitata ad alcune regioni che purtroppo hanno pagato un prezzo altissimo durante la prima ondata. Oggi è arrivata in tutta Italia e l'Italia, come sappiamo e come abbiamo detto di nuovo tante volte, non è tutta uguale. Ecco perché la situazione è differenziata sul nostro territorio, ecco perché servono misure non uniformi che sono state introdotte. Ci sono regioni dove già si avvertono i primi segni di raffreddamento dell'epidemia, in modo più marcato, qualche volta più vistoso, e invece ce ne sono altre dove la situazione resta critica e dove bisogna intervenire ancora per continuare a raffreddare la crescita dei focolai. Abbiamo iniziato ad occuparci del vaccino, non solo, come facciamo da tempo, della ricerca, della sperimentazione, del sostegno alle eccellenze italiane impegnate in questo ambito, dell'osservazione attenta di quello che succede nel mondo, ma anche o soprattutto della logistica e della effettiva distribuzione delle prime dosi di vaccino che presto saranno disponibili per gli italiani. Certo, la ricerca, la certificazione, i processi autorizzativi richiedono ancora qualche tempo, ma confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio. Partiremo nella prima fase con una campagna che riguarderà 1.700.000 nostri concittadini, per arrivare poi progressivamente ad una platea più ampia, sia in funzione della crescente disponibilità di dosi di questo primo vaccino, sia in funzione dell'auspicata disponibilità di dosi di altri vaccini che stanno arrivando alla fine della loro fase della sperimentazione. Da oggi potrebbe non essere più così semplice avere accesso ai tamponi molecolari nei centri privati. Secondo quanto riportato in una nota della unità di crisi della Regione Campania, indirizzata ai direttori generali delle ASL, per poter effettuare un tampone a pagamento in un centro privato è necessaria una prescrizione medica su ricetta bianca con l'indicazione dell'effettuazione della prestazione. Non si potrà più, cioè, andare direttamente al centro analisi e mettersi in coda, ma sarà necessario avere una prescrizione del medico. E cambiamo argomento. Approvato ieri dal Consiglio Comunale di Ischia il piano di zona per l'ambito sociale N13 delle isole di Ischia e Procida per il triennio 2019-2021. Abbiamo impegnato nel 2019 2.900.000 euro per le famiglie di Ischia e Procida in difficoltà, ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Enzo Ferrandino, auspicando maggiore attenzione da parte della Regione per gli anni a venire, a partire da questo che si sta quasi per concludere. Pur apprezzando il lavoro svolto, Giustina Mattera, capogruppo di Perischia, ha preannunciato l'astensione dal voto del gruppo di opposizione per non aver avuto tempo ed atti a disposizione per una attenta valutazione. Il Consiglio si è svolto in presenza ed in videoconferenza. Vediamo lo straccio. Ci rendiamo tutti conto di quanto appunto siano anche importanti i temi che oggi si vanno a toccare, sia per la portata, sia per le categorie che vanno a insomma ad abbracciare, però si sta iniziando a nostro parere a consolidare quasi su alcuni temi, appunto perché così importanti, una situazione per cui poi questi argomenti vengono portati sempre in extremis a valutazione, e questo rende complicato il nostro lavoro perché ci lascia veramente poco tempo di valutazione, e in aggiunta a questo, e non è la prima volta che accade,
in seguito alla richiesta degli atti, già dove abbiamo veramente poco tempo per poter prendere appunto visione, studiare gli elementi, poi alla fine questi atti, questi documenti ci vengono sempre rilasciati in extremis, con estremo ritardo. Sulla base di questo, come gruppo Perischia abbiamo scelto di astenerci dalla votazione. L'impegno delle somme, diciamo, utilizzate è pari a 2.900.000 euro, quasi 3 milioni di quasi da 3 milioni di euro, e parliamo di cifre impiegate per l'anno 2019. È chiaro che auspichiamo una, diciamo, maggiore attenzione anche per l'anno 2020, dove comunque abbiamo avuto delle risorse suppletive da parte della Regione Campania, che sono state comunque già utilizzate con interventi a sostegno di quelle che sono diciamo le capacità reddituali delle nostre famiglie che stanno un attimino più in difficoltà. Mi voglio complimentare con l'ufficio, con il coordinamento che ha profuso questa attività non semplice, in momenti a volte anche drammatici, con il sostegno di tutte le professionalità che sono state fornite anche dagli altri comuni, al comune di Ischia, che risulta essere comune capofila nell'ambito N13. Per cui da sottolineare anche lo sforzo che c'è stato nel andare a confrontarsi con le categorie sociali, con i sindacati, con le associazioni di categoria presenti sul territorio del settore, proprio per cercare di focalizzare al meglio quelle che erano le istanze che pervengono da chi è in difficoltà, e si è cercato di sunteggiarlo in questo documento che stasera andiamo ad approvare. Ed ora a Procida, sulla vertenza dell'igiene urbana, interviene il vice sindaco Titta Lubrano. La sentenza va rispettata, contatteremo a breve la ditta che è risultata vincitrice per fornire un servizio ideale ai cittadini, un servizio che non cambierà rispetto al passato. Sentiamo. Con la sentenza del Consiglio di Stato di ieri l'altro si è chiusa, tra virgolette, la vertenza legata alla raccolta di igiene urbana sul territorio. Sì, diciamo che nell'ambito della pubblica amministrazione, dell'attività amministrativa, il contenzioso tra ditte è un qualcosa, diciamo, che metti in conto, perché è ovvio quando ci sono in ballo contratti importanti, soprattutto come quello di igiene urbana, quello che avevamo messo noi sul mercato, un affidamento quinquennale del servizio di raccolta rifiuti più spazzamento e conferimento, diciamo, negli impianti, è ovvio che abbiamo messo in conto anche che ci sarebbe potuto essere un contenzioso, come in realtà poi si è verificato. La ditta seconda classificata, lo voglio ricordare, ha fatto ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione che la commissione che ha seguito la gara nell'interesse del comune di Procida aveva in sostanza giudicato in via provvisoria. Il TAR ha dato ragione a questa seconda ditta. La ditta invece che aveva avuto l'aggiudicazione e stava svolgendo il servizio in via provvisoria ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con una sentenza che è stata pubblicata ieri, è stata resa pubblica ieri, ha rigettato questo appello in quanto ha ritenuto fondate le lamentele e le doglianze avanzate dalla ditta numero 2. Il comune di Procida, diciamo che in questo contenzioso non ha un particolare interesse, se non quello chiaramente di difendere l'operato, il buon operato, diciamo, dei suoi uffici, di coloro che hanno collaborato. È chiaro che la sentenza va rispettata, e tale sarà il comportamento che assumeremo in questo frangente, individuando, contattando la ditta numero 2, Pianeta Ambiente Società Cooperativa, affinché diciamo, si concordi il suo arrivo sull'isola e lo svolgimento del servizio. Per i cittadini cosa cambia? Per i cittadini cambia ben poco, perché il comune di Procida in particolare, e che è stazione appaltante, ha individuato quelli che sono i caratteri del servizio di cui ha bisogno: la raccolta porta a porta dei rifiuti,
con la raccolta porta a porta del vetro, la fornitura di nuovi corredi, la campagna di informazione, il trasporto via mare dei rifiuti per Coricella in periodo estivo. Cioè, questi punti sono i punti che la politica ha dato all'ufficio affinché elaborasse i documenti di gara. Sono punti che ho avuto modo di illustrare, che io non mi sono inventata, ma che ho tratto dalla consultazione dei cittadini. Ho aperto tavoli con le associazioni di categoria, con le associazioni di cittadini, e ho quindi individuato quello che è il servizio ideale per Procida, che o la ditta di Leo Pugliese o la ditta di Titta Lubrano devono offrire. Prosecuzione e completamento della stagione sportiva è stato questo il tema principale affrontato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Il massimo organismo della Lega ha deliberato l'annullamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli spareggi tra le seconde classificate di eccellenza e della fase nazionale del campionato juniores regionale. Annullati per la stagione 2020-2021 anche i tornei delle regioni, sia di calcio a 5 che di calcio a 11. La Lega Nazionale Dilettante ha ipotizzato inoltre la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 dicembre per le due settimane successive, spazio poi ai recuperi delle gare non disputate ed infine agli incontri dei campionati. Ed ora, prima di chiudere, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Bene, chiudiamo così questa edizione del telegiornale. Vi lascio la replica di Primo Piano con il commento dei sindaci di Ischia e Procida alla dichiarazione della campagna zona rossa. Seguirà l'intervento del pomeriggio del governatore De Luca. Noi ci rivediamo all'edizione delle 14. Arrivederci.